Se sei alla ricerca di biscotti senza burro e senza glutine, sei nel posto giusto, perché oggi ti farò vedere come preparare ben due versioni di biscotti buonissimi. Io sono Diana e insieme ad Alessio proponiamo ricette su questo canale ogni settimana senza glutine, senza latticini e per la dieta dei gruppi sanguigni. Se siete nuovi sul canale vi invito ad iscrivervi adesso, in questo modo supportate il nostro canale e non vi perderete nemmeno i prossimi video che pubblicheremo. Oggi prepariamo ben due versioni di biscotti, una dolce e una salata. Cominceremo subito con quella salata, saranno dei biscotti a base di ceci buonissimi, ma restate fino alla fine per scoprire anche l'altra versione dolce. La prima cosa da fare è rompere un uovo in una ciotola capiente. Insieme all'uovo aggiungiamo 80 g di olio di semi di girasole. A questo punto montiamo il tutto con le fruste fino ad ottenere un composto chiaro e spumoso. A questo punto aggiungiamo un cucchiaio di burro di mandorle e mescoliamo il tutto con una spatola. Mettiamo il composto da parte e frulliamo i ceci. Quindi mettiamo nel frullatore 250 g di ceci già cotti. Come vedete, non dovete frullare del tutto i ceci, non dovete ottenere una crema, ma un composto sbriciolato, diciamo. A questo punto uniamo i ceci frullati al composto di prima e mescoliamo il tutto. Aggiungiamo anche 60 g d'acqua. Incorporiamo gradualmente anche 90 g di farina di ceci. Ora aggiungiamo anche 5 g di lievito in polvere. E infine aggiungiamo le nostre spezie. Io ho scelto del cumino, della cipolla in polvere, ma va benissimo anche del rosmarino o dell'aglio, e poi ovviamente il sale. Aggiungiamo un pizzico di cumino, non troppo mi raccomando perché ha un sapore molto forte. Un cucchiaino circa di cipolla in polvere. E infine aggiungiamo il nostro sale. E mescoliamo il tutto. A questo punto possiamo creare i nostri biscotti prelevando circa un cucchiaio di composto e appoggiandolo su una teglia con della carta da forno. Una volta messi sulla teglia, possiamo modellarli con un cucchiaino in modo da dargli una forma un po' più appunto uniforme. Ovviamente questi biscotti potete anche farli con la sac à poche se siete pratici, altrimenti, come avete visto, farli con un cucchiaio è assolutamente facilissimo. Per finire io li decoro con dei semi di sesamo, ma vanno benissimo anche altri tipi di semi, oppure potete lasciarli semplici così come sono. Ora siamo pronti per infornare nel forno statico preriscaldato a 175 gradi per circa 18 o 20 minuti. Andiamo! Ed ecco pronti i nostri biscotti. Ovviamente li facciamo raffreddare completamente prima di gustarli, fate anche voi così. Vi ricordo che questi biscotti non sono i tipici biscotti super croccanti e friabilissimi, ma hanno una consistenza un po' diversa, un po' più morbida, ma saranno buoni lo stesso, ve lo assicuro, e sono ottimi anche come sostituto del pane, per esempio. Questi
Questi biscotti si possono preparare anche con altri tipi di legumi, per esempio delle lenticchie e farina di lenticchie, oppure piselli e farina di piselli. E ora assaggiamo! Ma vi siete già iscritti al canale? Se non l'avete ancora fatto, fatelo ora, mentre io assaggio! La seconda versione che prepariamo sono dei biscotti di grano saraceno e gocce di cioccolato. Sono buonissimi, veloci da fare e questi, oltre ad essere senza glutine e burro, non hanno nemmeno le uova, quindi sono adatti a tutti. Cominciamo! Spesso mi dite che la vostra farina di grano saraceno è un po' più scura della mia. Allora, io vi faccio vedere quella che utilizzo ed è 3 mulini, farina di grano saraceno senza glutine ed è abbastanza chiara. Sicuramente è grano saraceno decorticato, quindi senza la buccia scura, ecco perché è così chiara. La prima cosa da fare è mettere in una ciotola 250 g di farina di grano saraceno. Poi aggiungiamo 70 g di zucchero grezzo di barbabietola. Perché stiamo utilizzando lo zucchero in questo caso? Beh, dovete sapere che lo zucchero nei biscotti, oltre a dare colore poi al biscotto finale una volta cotto, dona anche struttura all'impasto. Se comunque volete fare i biscotti senza l'aggiunta di zucchero, potete farlo, però sappiate che la consistenza finale sarà abbastanza diversa. I biscotti saranno un po' più morbidi, magari meno friabili. Comunque sul nostro sito potete trovare altre ricette di biscotti senza appunto lo zucchero, ma con dolcificanti diversi. Aggiungiamo anche 50 g di gocce di cioccolato fondente. Ora aggiungiamo mezzo cucchiaino di lievito in polvere, che corrisponde a circa 4 g. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e mescoliamo il tutto. Questi biscotti si possono fare anche con altri tipi di farine, per esempio quella di quinoa. Ricordate soltanto che ogni volta che cambiate farina in un impasto può variare anche la dose dei liquidi, perché giustamente ogni farina ha un'idratazione diversa e quindi assorbe più o meno acqua. A questo punto non ci resta che aggiungere i nostri ingredienti liquidi, quindi olio e latte di soia, ma va benissimo anche il latte di mandorle. Aggiungiamo quindi 80 g di olio di semi di girasole e 120 g di latte di soia. A questo punto infariniamo leggermente il nostro tavolo e spostiamo l'impasto. Inizialmente vedrete che l'impasto si sbriciola, ma man mano che lo impastate assume la consistenza giusta di un impasto abbastanza omogeneo. A questo punto infariniamo leggermente il tavolo nuovamente e stendiamo il nostro panetto per creare i biscotti. Lo stendiamo ad uno spessore di circa 5-6 mm, non di meno e neanche di più, in modo da ottenere dei biscotti uniformi e tutti uguali. Ricordate sempre di infarinare leggermente anche la formina dei biscotti. A questo punto possiamo disporre i nostri biscotti su una teglia con della carta da forno. Ora possiamo infornare i nostri biscotti nel forno statico preriscaldato a 180 gradi per 13 minuti. Ed ecco pronti i nostri biscotti appena sfornati. Io li ho messi subito su una gratella e per farli raffreddare vi consiglio di fare la stessa cosa. Ora, a me sono stati sufficienti 13 minuti di cottura. Ovviamente ogni forno è diverso, quindi seguite un po' la cottura. Adesso vi faccio vedere come deve avere, insomma, il colore il biscotto finale prima di sfornarlo. Ecco qua, non deve essere né troppo chiaro, questa è la base, e né troppo scuro, altrimenti risulta bruciato. È molto importante anche non stendere l'impasto troppo fine, mi raccomando, altrimenti vi vengono fuori dei crackers. Questo invece è 5 mm abbondanti, anche di più, e in questo modo il biscotto rimarrà friabile ma allo stesso tempo croccante.
Con queste dosi io ho ottenuto circa 28 biscotti, ad ogni modo il numero di biscotti può variare in base alla grandezza della formina che utilizzate. Questi biscotti potete conservarli per più giorni in una scatola di latta oppure in un sacchetto di carta, io faccio sempre così. Ragazzi, io spero che i biscotti di oggi vi siano piaciuti, se sì ovviamente fateci sapere nei commenti quali preparerete dei due e vi ricordo inoltre di iscrivervi al nostro canale per non perdervi le prossime ricette e lasciateci anche un mi piace a questo video. Per coloro invece interessati a iscriversi al nostro programma Nutrimento e Corpo in 7 giorni, vi lasciamo il link qui sotto nel primo commento. Nel programma troverete il menu settimanale, ricette, lista della spesa, insomma un percorso ideato per voi per rivoluzionare la vostra alimentazione e le vostre abitudini, quindi vi aspettiamo nel programma. Per oggi vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!